La raccolta porta a porta dell'organico è una raccolta nuova, Corrata è la novità del porta a porta della raccolta differenziata, prima con i cassonetti stradali non si faceva. L'organico è tutto quello che noi facciamo in cucina, quindi anche un rifiuto importante per noi, per le nostre abitazioni. Ogni famiglia avrà un contenitorino traforato, questo, con i suoi relativi sacchettini bianchi. Voi li potrete mettere, come ho fatto io, in maniera molto agevole. Dunque, voi dentro ci potete mettere tutto quello che si fa in cucina, quindi scarti delle bucce, delle uova, ci potete mettere anche l'osso della bistecca, il tovagliolino di carta che usate per pulire il bagno, ce lo potete mettere dentro, e quindi tutto quello che in generale viene fatto in cucina. Una volta che questo sacchettino è pieno, voi lo chiudete e andrete a conferirlo nell'altro secchiellino che avete in casa, che è fatto così. Questo secchiellino è quello che voi andrete a esporre, quindi quello traforato sarà sempre in casa, non lo chiamiamo sotto lavello perché è fatto apposta, perché parte il porta a porta e noi lo teniamo sotto lavello in cucina. Questo invece è quello che voi esporrete. Attenzione all'esposizione, quindi farlo innanzitutto mettendo il manico davanti, così che questo sistema detto antirandagismo ne impedisce l'apertura. Ed inoltre tenete presente gli orari e i giorni in cui noi passiamo. Se abitate nella zona A, noi passiamo il lunedì e il giovedì, se invece abitate nella zona B, noi passiamo il martedì e il venerdì. L'esposizione va fatta la sera prima del giorno del ritiro, quindi per esempio in zona A la domenica sera avrete da mettere fuori il vostro secchiellino. Noi passiamo tutte le mattine del giorno del ritiro dopo le 6:30, quindi fate attenzione a non esporlo dopo, questo in particolare. Se voi avete un piccolo giardino, comunque avete quindi il taglio dell'erba, noi consegniamo anche dei sacchi verdi, come questo, che voi potete riempire col taglio dell'erba, le piccole potature. Noi questi sacchi li ritiriamo fino a due di questi sacchi riempiti accanto al contenitore dell'organico. Quindi, per dire, il giorno in cui noi passiamo, che può essere lunedì, se abitate in una zona A, voi potete mettere fuori questo vostro contenitore dell'organico con due di questi sacchi. Quindi è un servizio in più che vi si dà l'opportunità. Se però tuttavia voi avete un giardino molto più ampio e quindi avete molte più potature, che naturalmente non vi bastano questi sacchetti perché magari ce ne vorrebbero 25, noi dovete fare altro di telefonare al numero verde del CIS, che è 800 3761 25, e ci telefonate e prenotate il ritiro a domicilio gratuito che noi veniamo a fare. E un'altra cosa che vi ricordo è l'utilizzo della compostiera, quindi chi ha uno spazio, chi ha un giardino, può recarsi all'URP, all'ufficio URP del comune di Quarrata, e mettersi in lista per la richiesta di una compostiera. La compostiera è un contenitore che viene posizionato nel giardino, nel quale noi si può mettere tutto il taglio dell'erba, piccole potature, ci possiamo mettere anche gli scarti delle bucce, delle uova, che facciamo comunque, cose che facciamo in cucina. Tenete presente che comunque quando viene consegnata vi fanno un corso, quindi che si impari, perché ci sono comunque qualche piccolo accorgimento, però qualcosa c'è da fare. Una volta che è partito il sistema dei microorganismi che quindi lavorano quello che noi abbiamo buttato, si può tirare fuori direttamente il terriccio, quindi noi possiamo autogestirci il nostro piccolo rifiuto. Vi ricordo che potete quindi andare a chiedere la compostiera all'URP, vi metteranno in un elenco di iscrizioni, ci sarà fatta una graduatoria e poi dopo, quando saranno disponibili, potranno essere quindi acquistate e vi verrà consegnata.